Mediterraneo alpino. Beh, qui c'è un paesaggio meraviglioso, io non vedo l'ora di andare a vedere com'è. Seguitemi! Oh, che bello! Amelia, oddio, questo Ma lei è bellissima, cosa state facendo? Stiamo preparando per la E a che beneficenza. ora la fate? È cominciato, abbiamo 6 settimane. Ah, ma già oggi pomeriggio? Sì, dopo signore ci fa vedere pure al pescaglio. Senta, ma questi chi li ha fatti? È la mamma che la catechista. Vedete, Ornetta, cosa c'è? Siamo insieme a Carmela. Carmela che fa parte del comitato, che poi spero di trovarne anche altri che fanno parte certo. qua. Carmela, allora, che festa è stasera? È la festa della Donna delle Grazie, che è la patrona della nostra contrada, e a cui è dedicata la chiesa. Questa è la contrada di Ornetta e c'è la chiesa dedicata. Io però sono curiosa, venite con me, andiamo dentro a vedere. Questa è una chiesa moderna. Di solito sono tutte chiese antiche, questa è una chiesa moderna, ogni tanto ne vediamo anche qualcuno un po' diversa, venite con me. Questa è una statua che è già andata in processione, guardate com'è bella. Invece stasera in processione andrà il mio preferito, Sant'Antonio da Padova. Buonasera. E udite, udite, per la prima volta una statua che non è fatta in Italia, è fatta in America. Come dico sempre, ci sono tanti immigrati che amano il loro paese e un immigrato ha fatto fare questa statua molti anni fa dagli americani. Meravigliosa. Mi scusi, sto cercando Ornetta. Ornetta, dov'è? È questa Ornetta? Ma c'è la testa stasera? E chi canta? Che dovete fare? Non stiamo facendo, io sono Fiordaliso. Ah, salve! Sto facendo un video per fare vedere quelli che abitano qui a Ornetta, che belle donne, lei è bellissima. Ho visto lei che sorrideva, dico, ho visto che mi guardava malissimo. No, l'ho visto troppo dimagrita. Troppo dimagrita. Perché? È stata l'isola, lei dice, è stata un po'. In televisione sono più grassa. Ma lei la conosce questa canzone che fa? Non voglio un calare. Ma è lei? Io? Sì, sicuro? Sì. Ma me la Ciao. Fa? Ma me la Ciao. Fa un pezzettino? Ma io non saccio cantare, non c'è voce. Dai. Non voglio Non saccio cantare. Non saccio cantare. Volevo sapere, io sono Emiliana. Sì. E voglio sapere cos'è. Cos'è? Allora. Queste sono le destine del bidello. Eccole qua. Così ti passa la paura. Non è per me. Buonasera. Alessandro, piano piano, non vada ma c'è voi. Ma chi è che la fotte? No, parliamo tra uno, ci sono tutti Io sono Fiordaliso, buonasera. Oh, Lei mi ha guardato malissimo, mi ha guardato male. No. Chi è che l'ha fatto? Lei è un infame, chi è l'infame? Ma uno a bello. Io sono quello che ti chiede la corrente. La corrente, ma la corrente elettrica nei capelli? Mezzo e me non cantare. Però se non finisco la partita non vengo. E allora ciao, finisci la partita. No, dopo lo prendo. Dopo lo prendo dopo! È solamente oggi che è festa di Pentecoste. Buonasera. Buonasera. Ma che belli uomini che ci sono qua. E le vostre donne dove sono? Sono tutte in vacanza. Le donne? A casa. Escono la sera allora? Sì. C'hanno il permesso.
Facciamo a tutti, facciamo a tutti, facciamo. Hai capito, ha detto mica tanto. È geloso lei? Lei è geloso, sta un po' con me. No, non la tengo cara. Lei va alla rovescio, perché di solito è alla rovescio, quando la si tiene cara cara quando è giovane e quando è un po' stagionata la si moglie. Lei no, eh? Ma quando è stagionata per bisogno, no? Ah, perché vado a mangiare? Sono degli infami. Mai le leggi dal mare la separarono. Sola nell'oblio. Che si mangia? Adesso niente, ma più tardi sì. Ma c'è la porchetta pure? Anche la porchetta, salsiccia, giusto, kebab. E io che non mangio la carne, come faccio? Ci mettiamo le melanzane. E se no diciamo, usarianese, una cupuzzielle, zucchini. Le cupuzzielle, mi mangio le cupuzzielle. Allora, sono qui col comitato, il comitato che, diciamo la verità, fa tanta fatica per organizzare questa festa. E questo lui non vuole che lo chiamo Don, ma è il Don, un Don giovane, e che ho sentito che parla anche in Veneto, Don, come mai? Sì, perché ho fatto i corsi di canto. Perché lei ha cantato con Katia Ricciarelli, sì. Hai capito il Don, hai capito. Ma scusate, spiegate in brevemente, questa è la festa di? Della Madonna delle Grazie, sì. Una festa legata un po' alla tradizione popolare, sì. Tutto ruota qui intorno all'agricoltura, ecco perché l'ultima domenica di luglio, quando i lavori nei campi un pochettino erano terminati, il grano si era fatto. E quindi così, come una volta che c'erano le feste appunto, sì. Di fine come raccolto. Come raccolto. Ah, ma che bello! Si ringraziava la Madonna per tutto e poi insomma. E poi insomma sono le nostre loro tradizioni, certo. È meraviglioso. Certo. Allora salutiamo là, perché adesso poi andiamo a cantare. Certo. Ciao. Ciao. E per la prima volta dirigo una banda. 1, 2, 3.